Oh, finalmente possiamo andare a parlare del tema di oggi che è di grande interesse. Sacerdoti, ecco il futuro, due punti. Persecuzione e condanna. È un titolo un po', vero, impegnativo. Mi voglio rivolgere di nuovo oggi, che è giovedì, però invoco la beata Pina Soriano, che si è offerta vittima per i sacerdoti. La prego, alla beata Pina, che mi aiuti a far capire ai confratelli che non c'è niente di polemico e di personale nei loro confronti. Parlo di quei preti, a quali preti mi voglio rivolgere? Non a quelli del sodalizio, perché grazie a Dio abbiamo fatto la scelta. E neppure i bergogliani, perché i bergogliani sono apostati quanto il loro capo nella falsa chiesa. Mi riferisco a tutti quei preti, e non sono pochi, che non riconoscono in coscienza, in una coscienza ancora viva, e speriamo che il Padre Eterno non gliela spenga, stufandosi delle loro tergiversazioni, perché può succedere, può succedere. La teologia morale lo insegna, non lo invento io. E no, tergiversi oggi, tergiversi domani, viene il momento in cui il Signore dice: ti lascio, capito, alla tua. Vi ricordate il Don Abbondio nei Promessi Sposi, no? Quando i bravi lo affiancano, lo avvicinano per dirgli che Don Rodrigo non vuole il matrimonio tra Renzo e Lucia, e quello prende tutte le possibili precauzioni del caso, cercando di aggirare la propria coscienza, no? Ecco, attenzione ad aggirare la coscienza, perché mi rivolgo ai confratelli sacerdoti, non è che gli voglio rovinare il 25 aprile, ma tanto oggi è pieno inverno qui, quindi, e voglio solo dire, riflettete fin dove volete spingere questa inutile, disperata corsa alla salvaguardia di voi stessi. Il martirio, dice von Balthasar, che sia chiaro, non è una disgrazia, è un'evenienza sempre possibile nella autentica testimonianza della fede. Mi sembra che ancora una volta il grande teologo, come lo chiama Benedetto XVI, sia soltanto da, direi quasi da venerare. Mentre si parlava nel post-concilio di dialogo col mondo, quelle cose lì, von Balthasar ha scritto Cordula, ovvero sia il caso serio, e in quel libricino lì che raccomanda ai confratelli di leggere, è stato ristampato, von Balthasar dice: il martirio, cioè proprio il martirio, non è una disgrazia per il credente, ma è una evenienza sempre possibile laddove si testimonia il Vangelo, nella sua integrità o integralità, e nella sua interezza. E allora è possibile che, come le chiama von Balthasar ancora, le forze anticristiche, e Bergoglio e la falsa chiesa sono tout court forze anticristiche, non è che c'è da discutere, può darsi che si rendano conto, preghiamo per loro. Chi parla così non ci ha capito niente. Non avete capito niente se aspettate una conversione di questa gente. Domenico Nutella, che dici? Dico quello che dico, me ne assumo la responsabilità. Non avete la luce di Dio se pensate che da quella parte arriva conversione. Sono consacrati al diavolo, lo volete capire, sì o no? È la chiesa di Satana, della profezia del terzo segreto, lo volete capire, sì o no? Che cosa ancora aspettate? E mentre aspettano, ieri commentavo la notizia che a Sassari, si vede che a Sassari c'era, in Sardegna, durante la Seconda Guerra Mondiale, c'era l'unica radio italiana, radiofonica, l'unica emittente radiofonica che, visto che oggi è la Liberazione, che dava le notizie della resistenza italiana di fronte all'avanzata appunto delle forze alleate, in Sardegna era. Quindi chissà che la Sardegna non sia stata scelta per avviare un processo, Sassari potrebbe entrare nella storia, perché ufficialmente è la prima città dove il capo, Bergoglio, invia la propria polizia a verificare di persona questi preti che, non essendo bergogliani e non essendo disponibili ai cambiamenti, hanno pensato di farla franca. Ma le dagospie si sono mosse per demospie, scusate, le demos vuol dire popolo, le spie del popolo, quelle che vanno a messa, capito? Che sono amici degli amici del vescovo, che in curia hanno l'amico che, e poi telefonano: dite a Sua Eccellenza che il mio parroco, porto un esempio, fa la messa tradizionale. Io ci sono passato per primo, no? Vi ricordate quando il tipo, come si chiama, Gianluca, figlio di un prete sposato, vi ricordate, telefonavano in curia per dire che Don Minutella celebrava reato imperdonabile, nonostante il Papa l'avesse data disponibilità, la messa tradizionale, e poi il vescovo mi mandava le guardie.
svizzere in parrocchia, oppure mi chiamava dalla canonica alla. Quindi io ci sono passato per primo. Le demospie rendono noto tutto. Cari confratelli, non pensate, io ve lo dicevo da anni, ma avete voluto ascoltare, pazienza. Adesso è il tempo in cui è iniziata a Sassari. Cioè, potrà essere accaduto, anzi è già sicuramente accaduto in altre città, per carità, però senza dubbio dal punto di vista proprio emblematico, non so come dire, storiografico, pubblicistico, mediatico, Sassari, la città e la diocesi di Sassari, in Sardegna, si presenta come il primo ufficiale esempio della polizia dei rastrellamenti bergogliani. Perché il vescovo è stato attenzionato dal Papa, come lo chiamano. Il Papa ha mandato il cardinale Miglio, arcivescovo emerito di Cagliari, ha detto, dopo aver fatto l'indagine, ci sono preti, ha scritto al Papa, quello che chiamano Papa, ci sono preti che disobbediscono. E oh, i preti che disobbediscono vengono condannati, eh. Vediamo, io ho fatto a questo punto, sacerdoti, ecco il futuro, persecuzione e condanna, quali possono essere, almeno, diciamo, sostanzialmente per il tempo che ho a disposizione, i 7 punti, magari scrivo poi, ma quando, un post, un articolo su questo. 7 disobbedienze pericolosissime. Quindi, cari confratelli, non è più il tempo di nascondersi. Perché non vorrei che o finiate con il, diciamo, come dire, cedere, capitolare, che sarebbe ancora peggio, no? Sarebbe ancora peggio. Io ricordo sempre in un film fatto sulla vicenda di Giorgio Perlasca, non so se chi voi conosca questo uomo veneto, del Veneto, credo fosse Veneto, che era in Ungheria durante la Seconda Guerra Mondiale. Quando arrivarono i rastrellamenti nazisti per arrestare tutti gli ebrei, lui si rifugiò nell'ambasciata spagnola perché era appunto un diplomatico e riuscì a salvare la vita di tanti ebrei. Ci siamo? Veramente tanti. Padovano? No, nato a Como, quindi lombardo, però morto a Padova, mi pare, se non ricordo male. E comunque sia, lui ha salvato parecchie vite perché i nazisti cercavano appunto gli ebrei, che poi venivano uccisi e portati nei campi di concentramento. Sapete com'è? L'ambasciata è territorio, è zona extraterritoriale, cioè se c'è la bandiera della Spagna, i nazisti non potevano entrare, perché non era più Ungheria, era già Spagna, capite? E lui utilizzò questa tattica per l'asca, giusto fra le nazioni, lo hanno eletto gli ebrei, la nazione di Israele, per salvare forse migliaia di. Ma nel film si racconta la storia realmente accaduta di un tale che, impaurito, sapete, il panico fa fare atti irrazionali, scappa perché arrivano i nazisti. Tutto era al sicuro perché non potevano entrare, ma questo si lascia aprire la paura più o meno e scappa. Lo perseguitano, cioè lo cercano, lo pedinano e la guardia e i soldati nazisti finalmente lo raggiungono. Allora, siccome Perlasca aveva dato loro anche delle indicazioni per far finta, tra virgolette, essere cristiani, lui dice: sì, è ebreo, lei non avevano i documenti. Aveva i documenti, dice: sì, sono ebreo, però sono cristiano. E i nazisti cominciano a divertirsi. Ah, sei cristiano? Erano tedeschi, probabilmente anche loro cristiani. Dice: allora prega il Padre nostro. E quello prova a cominciare: Padre nostro, che sei. Non lo sapeva il Padre nostro. E quindi lo conducono. Che cosa voglio dire con questo? Attenzione a simulare, come penosamente moltissimi preti stanno facendo in Italia e nel mondo. Perché qui noi del sodalizio Sacerdote Mariano per primi vi abbiamo fatto capire, e in particolare se mi posso permettere, Don Minutella, che si sopravvive. Se c'è la protezione della Madonna, poi sono partito oggi col discorso del Rosario, mica a caso. Si sopravvive, 2 scomuniche, una reazione stato legale, l'assedio dei giornalisti e mi fermo qui. Mi fermo qui. Si sopravvive. E si muore solo se Dio lo permette, quando Dio lo stabilisce. Capito? Ma attenzione a finire nelle grinfie,
stimolando, perché poi chi viene perseguitato? I bergogliani non vengono perseguitati. Finora non hanno stati perseguitati neanche i preti che si camuffano. Pensate che, e poi ci sono questi preti che la fanno pure franca perché hanno piccole realtà e quindi non conviene andare a disturbarli, se, capito? Non hanno risalto mediatico, non so se capite a chi mi riferisco. Non hanno risalto mediatico, hanno un paio di centinaia di persone che li garantiscono economicamente, hanno la cappella, fanno le messe, è risaputo, ma mai più di tanto, come era invece in passato, che non sono con Bergoglio, e così sono realtà che non si capisce bene che fisionomia abbiano. Non si capisce bene. E però attenzione, perché ci sono poi le sette, mi è scappata la parola sette, tradizionaliste. Come quella di Gricigliano, è una setta tradizionalista. Con buona pace di Monsignor Gilvac, uno mi ha detto: militare, ma tu proprio te li cerchi tutti i nemici? E c'hanno i seminaristi come se lì non ci fossero problemi, non ci sono problemi lì, sono tutti santi e angelici. E Bergoglio stranamente non li tocca. Quindi, notate. Manda la polizia bergogliana a Sassari, da poveri confratelli, parroci, viene da piangere perché io sono stato parroco. Paghiamo sempre più di tutti i preti diocesani e i parroci, ricordatevelo. Per questo ce ne sono pochi santi proclamati tali, parroci, quasi niente, a parte il curato d'ars. Quindi Bergoglio indaga sui parroci di Sassari e Gricigliano a Firenze, dove i preti sono palesemente contro la linea bergogliana, vengono lasciati in pace. Me lo sapete spiegare voi? Infiltrazioni massoniche, alleanze trasversali, diplomazie ipocrite, dizionario diabolico del compromesso. Che cosa? Perché i preti di Sassari non possono dire la messa tradizionale? Che Bergoglio, a quanto pare, presto li costringerà a lasciare le parrocchie, e i preti tradizionalisti di Gricigliano o della Fraternità di San Pio X possono, o nientemeno della Fraternità di San Pietro, quella di Trinità dei Pellegrini, a Roma, a due passi, a due scoppi dal Vaticano, possono dire messa tradizionale, Pizzi e Merletti, Saturni e Cappemagne. Me lo sapete spiegare voi perché i preti del sodalizio hanno già pagato? Perché stanno cominciando a pagare un paio di preti di Sassari e questi no? Provate a spiegarmelo. Provate a spiegarmelo. È una domanda intelligente, credo. Oh, allora, però io ho preparato un elenco di imputazioni, no? Vi saranno imputati questi reati. Preparatevi, cari confratelli, se volete credere, io vi voglio bene, vorrei che veniste con noi nel sodalizio, sareste felici. Guardate, gli uccelli del cielo hanno i loro nidi e le volpi le loro tane, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Non lo so se mi capite, l'operaio ha diritto alla sua mercede. Guardate gli uccelli del cielo, non mietono. Non accolgono nei granai, eppure nessuno di loro muore di fame. Guardate i gigli del campo, dice Gesù. Ecco, bisogna fidarsi di Dio. Comunque, io adesso finalmente leggo i sette capi di imputazione che verranno ascritti dalla polizia bergogliana a chi non si omologa. Dovete sentire? Allora, immaginate la scena. Buongiorno, padre. Buongiorno. Chi siete voi? Tipo Don Abbondio, chi siete voi? Sto matrimonio sa da fare, al contrario. Questo è geniale! Questa è geniale, è una mintagliata straordinaria. Buongiorno, padre, chi siete voi? Chi siete voi? Padre, ci manda Don Rodrigo, quello di Roma. Sto matrimonio sa da fare. Stai parlando dei due gay che deve sposare in chiesa e che lui ha detto: io non darò mai sta benedizione sa da fare. Ricordate i bravi, sto matrimonio non sa da fare, sta benedizione sa da fare. Abbiamo sentito, padre. Sì, no, io ho scelto Gesù Bambino, ho scelto la Madonna del Carmelo, ho scelto la Madonna di Fatima, faccio le 40 ore, faccio quello, perché sono devoto, io mi inchino, il Papa Francesco, mi prego, non mi togliete lo stipendio, non voglio essere perseguitato, ho paura, ho paura, ho paura.
Fratelli, rinunciate al mondo, convertitevi, la fede ci impone all'altare. I cacaroni non possono diventare preti, questo deve essere chiaro. È inconciliabile, il prete cacarone è inconciliabile. Non c'è niente da fare. Ma non è perché San Paolo, io vorrei dire qui, io i confratelli mi capiscono, non c'è bisogno di chiarire per voi laici, sì, ma i confratelli mi capiscono, sono tutti teologi, hanno studiato tutti teologia, chi più chi meno, capito? I confratelli mi capiscono. San Paolo scrive nelle lettere pastorali al giovane Timoteo: Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza e di coraggio. San Paolo. Nell'ordinazione sacerdotale noi ci prostriamo a terra e finché non arriviamo a questa auto, non è auto, è espropriazione di sé, non saremo credibili. Allora, finalmente vediamo questo settenario di imputazioni di reato, si chiama così. Primo, lei, padre, non ha benedetto le coppie gay, come Papa Francesco ha chiesto. Vediamo. Primo reato. Vedete, non vedete l'ordine di importanza, li ho messi come mi vengono. Quello già comincia a tremare. E poi io ho fatto solo questo, ma lo farò, lo farò. No, no, padre, non abbia terminato. Abbiamo saputo che lei, secondo reato, imputazione di reato, non ha dato la comunione ai divorziati risposati della sua parrocchia. Abbiamo qui il filmato di che cosa? C'era una fedele in chiesa delle nostre, della Demospia Bergogliana. Ecco, ve lo mostriamo. Io, questo è il padre che nel frattempo sta facendo una media, voglio dirvi che non sono d'accordo col fatto che si dia come i risposati, perché Gesù nel Vangelo ha detto, ecco, padre, ha visto, lei l'ha detto, quindi no, no, ma io non lo faccio più. Non lo faccio più. Terza imputazione. Padre, c'è giunta notizia che lei ha negato l'assoluzione a un transessuale che continua a battere il marciapiede nel centro storico di Sassari e che era venuto per avere il perdono di Dio. Ma io, a me è stato insegnato che io il perdono lo posso dare l'assoluzione solo se il penitente è pentito, non posso dare l'assoluzione se il penitente è pentito. Lei non segue Don Rodrigo. Lei, ma io voglio seguire Gesù Cristo. Allora si decida. Se lei non l'ha capito, ascolti le catechesi del nostro primo nemico. Noi non agiamo per conto di Gesù Cristo. No, ma lei è un'eccellenza, lei è un cardinale. Non hanno ancora capito. Il nostro capo è Lucifero. Padre, decida. Lei vuole seguire Gesù Cristo? O Don Rodrigo. Non abbiamo finito, padre. Quarto reato di imputazione, o imputazione di reato. Lei si è rifiutato di concelebrare con la sacerdotessa cattolica, da ridere, che è ordinata diaconessa in quel di Sassari dopo il sinodo, perché questa è in prospettiva, del 2024, con il giubileo del 2025, Papa Francesco, prima di dimettersi, ha ordinato le prime diaconesse nella Basilica di San Pietro a Roma con la gioia di tutto il popolo cattolico, e lei alla diaconessa che ne so io, Letizia Piriddu, perché i cognomi sardi sono così, Letizia Piriddu, la diaconessa Letizia Piriddu è venuta per proclamare il Vangelo, concelebrando con la stola, e lei non l'ha fatta salire dall'altare. Ma io non sapevo quello che il Papa ha fatto questo. Non abbiamo terminato. Abbiamo anche saputo, quinto imputazione, che lei vuole rimanere celibe. È così, padre? Ma io non mi voglio sposare, ho paura delle suocere. Ha visto i suoi confratelli obbedienti, padre? Ha visto il parroco della parrocchia Vatte la Pesca accanto? Guardi com'è felice. Era celibe. Pensi che è diventato prete a 22 anni sotto il governo di Pio XII e ora ne ha 78 e si è sposato.
Celibato non serve più, padre. Ha capito. Comanda Don Rodrigo. Gesù Cristo non serve più a niente. Vabbè, io vedrò, vedrò. Non abbiamo finito, ci sono altri due reati. Il primo, padre, guardi queste immagini. Dominus habiscum oremus. Ma questa è casa mia. Stavo celebrando la messa tradizionale di nascosto con un paio di parrocchiani fedelissimi. E se la ricorda la sua parrocchiana Teresa? Teresa Maliddu. Ah sì, era una delle nostre, ha registrato tutto. Papa Rodrigo ha tolto la messa tradizionale. Ma io però, sapete, sì, dica pure, sapete, io ho visto che siccome mi ricordo Griciano e poi vado ai Con e poi vado a Trinità dei Pellegrini, ma lì la celebrano. Dica. Sono dei nostri. Com'è possibile? L'ipocrisia, la falsità, la doppiezza vengono no, dal diavolo, non dal Vangelo. Basta che riconoscano Rodrigo come papa, facciano come credono. C'è un'ultima imputazione. Papa Rodrigo aveva stabilito alla fine del sinodo 2024, in vista del dialogo ecumenico, la messa intercomunionale. È venuto il pastore luterano con la diaconessa. È venuto a concelebrare messa con lei per dare la comunione ai protestanti presenti in chiesa e lei si è rifiutato perché loro non credono nella presenza reale. È così, padre? Sì, pensavo di avere fatto bene. Non è quello che vuole Papa Rodrigo, lei lo sa. C'è un'ultima cosa, padre. Questi sono i 7 reati, ma non c'è bisogno che si scelga un avvocato, ci segua. Dove andiamo? Sarà gettato in mare. Come mare? Ma questo avveniva ai primi martiri. Appunto, appunto. Ma io potrei vedere se uno di questi 7 reati posso rivederli? No, perché ce n'è uno oltre a questo che per lei è imperdonabile. Quale? Lei ha detto messa senza citare il nome del capo. Bene, miei cari, io ho terminato questa arringa così drammatica che però ha. Sic stantibus rebus, ad Sassari è già stata ufficialmente avviata. Cari sacerdoti, ecco il futuro, persecuzione e condanna, tranne che non vogliate giocare d'astuzia facendo finta che Bergoglio è il Papa e salvaguardando voi stessi. Ma allora attenzione a fare come stanno facendo da qualche parte i tradizionalisti, giocando con le proprie coscienze, perché Dio non vuole che giochiamo con le nostre coscienze. Questi, capito, fingono di essere con Papa Francesco. E così pagano il dazio, come facevano i preti traditores, se ne parlava ieri sera Don Enrico, i vescovi traditores che consegnavano il Vangelo alle autorità imperiali. E questi fanno lo stesso, consegnano le proprie coscienze alle autorità imperiali per non avere problemi. Griciliano, Trinità dei Pellegrini, eccetera, capito? Iunacum non ne parliamo, Iunacum non ne parliamo. Noi preti siamo sempre stati chiamati a esporci per primi. Ricordo i sacerdoti francesi nel tempo della Costituzione Repubblicana e ricordo i martiri messicani, ricordo i martiri dell'Est europeo. Io credo che dobbiamo essere pronti a tutto, a meno che non decidiamo di benedire le coppie gay, dare la comunione ai sposati, assolvere sempre e comunque chi che sia, concelebrare con le diaconesse. E lasciare il celibato, e non celebrare più la messa tradizionale se ci ha cuore, e fare l'intercomunione in unione con Papa Rodrigo.